Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi facciamo un tuffo nel passato. Se ricordate, qualche tempo fa avevo pubblicato sul mio canale un video in cui vi parlavo delle serie TV comprese fra gli anni 80 e gli anni 90. Oggi vorrei parlarvi delle serie TV che invece sono, diciamo, state trasmesse tra gli anni 60 e gli anni 70, quindi in un certo senso le serie TV che guardavano i miei genitori. Io le ho viste, queste serie TV trasmesse in replica, ovviamente, perché non ero ancora nata. Però, insomma, volevo fare con voi questo tuffo nel passato perché magari, come me, anche voi avete visto qualcuna di queste serie TV in replica e magari qualcuna vi ricorda anche dei momenti piacevoli trascorsi con la vostra famiglia o trascorsi da soli, comunque dei momenti piacevoli. La prima è Love Boat. Io questa serie TV l'ho guardata tantissimo con mia mamma quando ero piccola, trasmessa in replica, e poi l'ho riguardata con il mio compagno molti anni dopo, in occasione appunto di un viaggio che avevamo fatto in crociera, e questo ci aveva fatto venire la voglia di riguardare questa serie TV. Quindi diciamo che abbiamo comprato addirittura i DVD originali, pensate un po', e abbiamo guardato di nuovo questa serie TV. È veramente una serie TV che a me piaceva perché era molto ironica, era una sitcom con toni molto comici e ironici, ambientata appunto su una nave da crociera, la Pacific Princess per essere esatti, e i membri dell'equipaggio sono quelli che caratterizzavano ogni puntata perché comunque tutto ruotava un po' intorno alle loro avventure romantiche o comunque le loro avventure, le loro situazioni quotidiane, e i passeggeri ogni puntata cambiavano, quindi poi si andavano ad intrecciare, diciamo, le storie dei passeggeri con le storie dei membri dell'equipaggio. E questa in particolare è stata trasmessa in America per la prima volta nel 1977 e è andata avanti fino all'87, poi appunto è stata trasmessa in replica. Un'altra serie TV è Vita da strega, però attenzione, non Sabrina Vita da strega, che è la serie TV recente. Io mi sto riferendo a Samantha Vita da strega. E anche questa mi piaceva tantissimo e la guardavo con mia mamma. È appunto la storia di questa Samantha, che è una strega sposata con un uomo che si occupa di pubblicità, che è l'unico a conoscere i suoi poteri. Hanno una figlia, anche lei dotata di poteri magici, e poi c'è un'invadente suocera, che è la mamma di lei, anche lei è una strega, che ogni tanto appare dai luoghi più impensati, ed è appunto anche questa una sitcom basata su equivoci e su avventure quotidiane di questa Samantha e insomma della sua famiglia. E questa per la prima volta è stata trasmessa nel 64 ed è andata avanti fino al 72. A me piaceva tantissimo questa serie TV e in particolare quando ero piccola mi divertiva tantissimo il fatto che Samantha utilizzasse, diciamo, le sue capacità di strega, mettesse in atto, diciamo, i suoi poteri con un simpaticissimo movimento del naso. E questa cosa a me divertiva tantissimo. Un altro telefilm che guardavo molto spesso con i miei genitori è i Jefferson, la famosissima coppia di colore George e Louise, lui padrone di una catena di lavanderie e lei casalinga che faceva ogni tanto volontariato. Questa è una sitcom molto divertente, ma pur avendo dei toni comici, in realtà affronta dei problemi abbastanza di spessore, perché parlano del razzismo, dell'analfabetismo, della diffusione incontrollata delle armi negli Stati Uniti, quindi comunque parlano anche di cose abbastanza serie, abbastanza importanti, però tutto sempre fatto con toni leggeri e comici, quindi insomma mi piaceva. Poi c'è la loro donna delle pulizie, diciamo la loro governante, che aveva sempre un modo di fare molto molto divertente e particolare, quindi insomma anche questa mi piaceva molto. I Jefferson sono stati trasmessi per la prima volta nel 1975, poi sono andati avanti fino a metà degli anni 80. Un'altra serie TV famosissima che sicuramente conoscete tutti è Happy Days. È stata trasmessa per la prima volta negli Stati Uniti nel 74, ma è ambientata negli anni 50, quindi diciamo che racconta le storie di una famiglia e in particolare di adolescenti con i loro amici, insomma tutte vicende che riguardano dei ragazzi giovani, dei ragazzi adolescenti.
degli anni 50, quindi pur essendo una serie nata negli anni 70, ci parla di un periodo che va ancora più indietro. In particolare, quello che viene rappresentato in questa serie, è il cosiddetto sogno americano, cioè quando negli Stati Uniti, i ragazzi e gli abitanti in generale degli Stati Uniti erano convinti che l'unico modo per migliorare la propria vita e raggiungere, diciamo, uno stato di ricchezza, fosse il duro lavoro, il sacrificio, il coraggio, la determinazione, quindi insomma è ben rappresentato questo sogno americano. E in Happy Days, in particolare, quello che è diventato un personaggio famoso, simbolo, è Fonzie. Ovviamente tutti lo conosciamo, io vi metto una foto, ma sono sicura che lo conoscete tutti. Lui è il classico rubacuori che fa il meccanico, sembrava quello che insomma in qualche modo doveva essere un po' deviante rispetto agli altri, quindi fare cose più trasgressive, ma in realtà poi assume un ruolo che è quasi quello di un fratello maggiore, quello che sembra più saggio, che dà poi dei consigli. Quindi insomma è un personaggio un po' particolare. E vi dico una curiosità, all'inizio era stato pensato come un personaggio di passaggio, quindi sembrava dovesse essere solo una comparsa in qualche episodio, poi ha avuto talmente tanto successo che è diventato uno dei protagonisti, quindi questa è una piccola curiosità. Un'altra serie TV della quale vi volevo parlare è Star Trek. Io Star Trek non lo guardavo, a me, le serie televisive a sfondo fantascientifico non sono mai piaciute. E quindi io non la seguivo, però la guardavano i miei genitori. Quindi in casa, diciamo che come sottofondo, il televisore trasmetteva Star Trek. Quindi io, pur non avendola mai seguita e non conoscendo quasi nulla di quella serie, la vedevo comunque trasmessa in televisione perché i miei genitori la guardavano, quindi mi ricordo questo signor Spock con le orecchie a punta, ad esempio, mi ricordo che c'erano queste galassie che facevano insomma delle ricerche o qualcosa del genere, però io non l'ho mai seguita, solo che volevo metterla comunque nel mio video perché è una serie TV che ha fatto storia, perché comunque nasce negli anni 60, per la precisione nel 66, ed è stata trasmessa poi per tutti gli anni a venire, perché ancora oggi comunque viene trasmessa. Hanno fatto un sacco di stagioni, sempre nuove, sempre rinnovate, sempre più moderne, quindi comunque è una serie TV che ha avuto un grandissimo successo. Però la particolarità è che quando è nata, l'episodio pilota non ha avuto assolutamente successo, infatti pensavano di non trasmetterla. Poi hanno un pochino insistito e hanno fatto un secondo episodio pilota, un pochino più avventuroso del primo, e questo ha dato il via alla prima stagione. Poi però durante la seconda stagione c'era stato un calo degli ascolti e quindi pensavano di interromperla. Poi in qualche modo gli affezionati hanno un po' insistito e l'hanno portata avanti, sono riusciti a portarla avanti e ha un successo strepitoso perché ancora oggi comunque viene trasmessa e vengono fatte sempre stagioni nuove. Quindi insomma è molto famosa e molto apprezzata. A me non piace il genere, però mi rendo conto che comunque è una serie TV che è particolare e soprattutto quando è nata trattava un tema particolare perché comunque era un po', la vita degli umani del futuro che andavano in giro per queste galassie cercando di scoprire nuove forme di vita e nuove forme di civiltà, quindi comunque il tema per quegli anni era molto particolare. Poi l'hanno fatta bene, ha avuto successo e quindi è andata avanti, però ripeto, io non la seguivo. Un'altra serie TV che non conoscevo fino a qualche anno fa, poi me l'ha fatta conoscere mia mamma perché me ne ha parlato, ho visto qualche episodio in streaming e devo dire molto particolare, è Ai confini della realtà. Questa è una serie TV che nasce nel 59, quindi addirittura prima degli anni 60, ed è una serie TV veramente particolare perché è caratterizzata come genere fantascientifico, però in realtà non tratta i temi classici della fantascienza, ma tratta in realtà come l'essere umano quando entra in contatto con qualcosa di ignoto, qualcosa che non conosce, qualcosa di addirittura inverosimile, ne rimanga talmente colpito da avere poi dentro di sé un grande cambiamento.
Quindi è una serie TV in realtà molto introspettiva, molto psicologica ed è veramente particolare. Ovviamente tenete presente che è stata fatta negli anni 60, quindi secondo me ha dei ritmi che oggi sarebbero considerati forse troppo lenti. Però al di là di quello, se voi diciamo la guardate volendovi fare solo una cultura e cercando un po' di capire come erano strutturate le serie TV di quegli anni, forse effettivamente è una serie TV che è bella se riuscite a guardarla in questo modo, perché per quegli anni lì, secondo me, quello era un tema molto originale, quindi insomma ha degli elementi che secondo me sono interessanti. Un'altra serie TV che guardavo, però solo ogni tanto, perché in realtà io non ero un'appassionata, è La casa nella prateria, che è stata trasmessa nel 74 per la prima volta. Io la guardavo ogni tanto, mi ricordo che le repliche venivano trasmesse al mattino, quindi la guardavo o al sabato mattina oppure in quelle mattinate in cui magari per qualche motivo non ero andata a scuola e quindi guardavo La casa nella prateria. Però in realtà non mi ha mai appassionato troppo. È la storia di una famiglia che vive in una fattoria in un paesino del Minnesota. E in ogni puntata vengono affrontati dei temi che sono ancora attuali, perché ci sono delle puntate che affrontano temi di alcolismo, di droga, di razzismo, quindi insomma temi ancora attuali. E devo dire che a me non piaceva tanto perché aveva un ritmo che comunque non rispecchiava proprio quelli che sono i miei gusti. Però tutti questi temi vengono sempre affrontati comunque nel pieno rispetto di quelli che sono i valori della famiglia tipica americana. Quindi, insomma, io forse devo dire che la trovavo un po' troppo moralista. Non so, magari è perché non l'ho mai seguita forse bene fino in fondo, ho visto solo qualche puntata, quindi magari sto dando un'opinione che è un po' così frettolosa e sicuramente non è una serie che conosco bene, quindi non la posso proprio valutare appieno. Mi sembrava un po' inverosimile, forse, non lo so. Comunque non mi ha mai appassionato, devo dire, però qualche puntata comunque l'ho vista. Un'altra serie TV che guardavo e che mi divertiva è Pippi Calzelunghe. La guardavo in replica, la prima puntata è stata trasmessa nel 69 ed è la storia di una bambina molto stravagante, vestita in modo molto stravagante, tutta colorata, che arriva in una cittadina che si chiama Visby, che si trova a Gotland in Svezia, e arriva con un cavallo bianco a pois neri e una scimmia che lei chiama signor Nilsson. Arriva e va a vivere da sola in una casa tutta colorata e appariscente che lei chiama Villa Villa Colle. Vive da sola, è la figlia di un pirata dei mari del sud che è sempre in viaggio per mare, quindi la lascia da sola e fa subito amicizia con i suoi vicini di casa che sono due coetanei che vivono con la zia ed è la storia di tutte le loro avventure. Quindi insomma è una serie molto carina, leggera, divertente, che comunque a me piaceva quando ero bambina, insomma la seguivo. E se non ricordo male, credo che sia una serie televisiva che piaceva anche tantissimo a mia zia, la sorella di mio papà. Non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra di ricordare che le piacesse parecchio. E se mi guardi, ciao zia, ti saluto. Ok, io con questo video ho finito. Queste sono tutte le serie TV che io ho guardato in replica, ma che sono quelle serie TV che hanno, diciamo, caratterizzato le giornate, non tanto mie, ma più che altro dei miei genitori, perché sono serie TV che comunque sono nate quando erano ragazzi i miei genitori. Fatemi sapere nei commenti se ne conoscete qualcuna, se anche voi magari in replica ne avete visto qualcuna, se vi ricordano qualcosa di particolare. A me più che altro ricordano i momenti trascorsi con la mia famiglia in casa, mi ricordo i miei genitori che guardavano queste serie TV e che insomma quindi in qualche modo mi coinvolgevano. Quindi insomma ho dei bei ricordi. Quindi scrivetemi se anche per voi queste serie TV sono legate a qualche ricordo particolare. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.